Ciao a tutti e benvenuti alla nostra rubrica settimanale su Snowflake. In questo video vedremo insieme, passo dopo passo, un esempio su come caricare e interrogare dati semistrutturati. Seguiremo grosso modo l'esempio fornito in questa guida online che Pubblicamente accessibile a tutti, fornita da Snowflake. Useremo dei dati in formato JSON, che sono pubblicamente disponibili nello storage cloud di Amazon S3. Allora, torniamo su Snowflake. Per prima cosa dobbiamo definire l'ambiente in cui lavoreremo. Quindi mi sposto nella sezione Databases e vado a creare un nuovo database che chiamo Weather, perché i dati che utilizzeremo riguardano delle rilevazioni meteorologiche nella città di New York. Vi ricordo che tutte le operazioni che andremo ad eseguire usando l'interfaccia utente, quindi cliccando sui vari tasti, come in questo caso per creare un nuovo database, sono anche eseguibili direttamente con delle istruzioni SQL dalla sezione Worksheets. Se volete visualizzare il codice SQL sottostante a questa operazione, basta cliccare su Show SQL e vedere appunto il codice sottostante. Quindi andiamo a creare questo nuovo database, clicco sul nome Weather per visualizzarne il contenuto. Al momento è vuoto. Vogliamo creare una nuova tabella, una tabella in particolare che contenga una colonna di tipo variant. Il tipo di dato variant è un tipo di dato non vincolante che va utilizzato per caricare i dati semistrutturati proprio perché permette di non definire a priori il tipo di dato che sarà contenuto in quella colonna. Quindi andiamo a creare questa tabella con una colonna che denominiamo V, tipo di dato variant. Finish. Ok. Al momento la tabella è vuota, come vedete non ci sono righe al suo interno. A questo punto quello che ci serve è andare a creare uno stage. Uno stage che altro non è che come se fosse una cartella dove i file, i dati vengono temporaneamente posizionati e da cui Snowflake può attingere per prelevare i dati e caricarli nei database in via permanente. Sappiamo che i nostri dati sono contenuti appunto nello storage di Amazon S3, quindi quello che vado a fare è creare uno stage usando un existing Amazon S3 location, stage chiamato New York City Weather e vado a indicare l'URL. Se ci spostiamo sulla sezione worksheet e per prima cosa ricordiamo che dobbiamo selezionare l'ambiente in cui lavoriamo, quindi il warehouse da utilizzare, lascio questo al momento, il database da utilizzare, weather, lo schema public va bene. A questo punto possiamo eseguire questa istruzione ed elencare gli elementi in quello stage. Vediamo l'elenco di file JSON contenuti. Per andare a popolare la tabella ci serve creare un file format. Allora torno sulla sezione database, vado in File Formats, Create, File Format, JSON Data, semplicemente vado a selezionare lo schema public, il tipo di formato JSON, non seleziono nessuna opzione in particolare, al momento non ci serve, Finish. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per poter caricare i dati nella nostra tabella. Quindi torno sulla sezione Tables, la tabella, seleziono la tabella appena creata e vado su Load Data. Seguiamo gli step che compaiono nella finestra di dialogo. Abbiamo appunto da selezionare
il warehouse, lascio questo qui. Source file, possiamo decidere se caricare i dati da un file presente sul computer oppure usare file provenienti da un'esterna stage. E questa è l'opzione che in questo caso ci serve. Lo stage è questo, già selezionato. Proseguiamo. Il file format è l'unico presente, quindi è questo. Questa operazione che stiamo eseguendo ovviamente risponde a questa istruzione SQL, che è una copy into la tabella. Clicchiamo su load e vediamo che tutti i file sono stati caricati, tutti i dati sono nella nostra tabella che ora ha 57.900 rotte righe. Andiamo nella sezione worksheets. Se ora riandiamo sulla tabella e clicchiamo su preview data, vediamo una preview di tutti i dati, dei dati contenuti in formato JSON. Le righe sono tante, possiamo anche, per averne una preview, possiamo anche lavorare con soltanto un sample di, ad esempio, 20 righe. Vi ricordo che possiamo andare qui e cliccare su Place Name in SQL per velocemente inserire il path completo della tabella da usare nel nostro codice. Limit 20. Andiamo a eseguire. Ok, quindi abbiamo le prime 20 righe. Clicchiamo per vedere più in dettaglio come sono fatti questi dati. Quindi abbiamo delle informazioni annidate. Il campo city a sua volta quindi contiene le coordinate, il country, altre informazioni, questo campo language che contiene a sua volta tutte le varie traduzioni del nome della città in varie lingue. E infine abbiamo il main che contiene a sua volta queste altre informazioni, l'umidità, la pressione, la temperatura, eccetera. Quello che vogliamo fare è rendere tutte queste informazioni più leggibili in un formato, possibilmente in un formato tabellare tradizionale. In particolare, supponiamo di essere interessati a data e ora della rilevazione, al nome della città, al paese, alla latitudine, alla longitudine e poi a queste informazioni riguardanti il tempo, quindi umidità, temperatura e velocità del vento. Vedete che la sintassi è così strutturata. Per primo andiamo a specificare il nome della colonna, seguita dai due punti, seguita poi dal primo livello dell'oggetto che vogliamo estrarre. In caso di informazioni annidate, possiamo estrarle indicando il path completo di quell'oggetto in questo modo. Possiamo scendere in profondità quanto vogliamo usando questo tipo di notazione. Nome della colonna, seguito dai due punti, seguito dal nome della prima key, punto, nome della key contenuta a livello inferiore e così via. Quindi il campo name, se vi ricordate, era contenuto nel campo city. Mentre qui abbiamo una doppia informazione annidata, perché abbiamo che city appunto contiene l'informazione coordinate che a sua volta conteneva la doppia key latitude and longitude. Se andiamo a eseguire questa query, ecco qui che già la tabella assume una forma più leggibile. Possiamo ulteriormente migliorare la nostra tabella, in che modo? Andando innanzitutto a assegnare i corretti data types alle varie colonne. Usiamo un'altra select query di questo tipo e usiamo i due punti come comando di tipo cast, cioè comando che va ad assegnare il tipo di dato alla colonna specificata. In questo caso time, quindi specificato come timestamp,
e lo andiamo anche a rinominare contestualmente come Observation Date. Mentre la City Name le assegniamo un tipo di dato stringa e lo rinominiamo come City. Stessa cosa per il country, mentre per latitude, longitude e le altre informazioni questi campi sono di tipo float e anche questi li andiamo a rinominare. Quindi se poi eseguiamo questa query, ecco qui che abbiamo una tabella decisamente pulita e leggibile e a questo punto potremmo volerla conservare in questo formato. Perché magari è in questo formato che andremo a interrogarla in futuro, oppure vogliamo renderla fruibile ad altri utenti. Quello che possiamo fare è, a partire da questo select, creare una tabella. Quindi vado a scrivere create table, una tabella che vado a nominare New York Weather Table, per esempio. As e tutto quello che c'è qui nel select tra parentesi. Vado a rimuovere il limite delle 20 righe perché voglio conservare tutti i dati originali. Eseguo questa query. Come dice, la tabella è stata creata con successo. Se qui vado ad aggiornare, vedete che la tabella ora compare nel nostro database. Se andiamo a fare una preview dei dati in questa tabella, sono appunto ben strutturati come li desideravamo. Ricapitolando quindi in breve, quello che abbiamo visto è come caricare dei dati in formato JSON su Snowflake e poi come trasformarli in un formato tabellare leggibile con pochi passaggi. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo numero della rubrica di Snowflake. Ciao a tutti!